la TV come un CUP della ASL. Non è possibile. Da oggi a volte non serve il certificato medico per richiedere un'operazione chirurgica. Basta scrivere ad una rubrica televisiva. Ricordate il signor Di Blasio? Martedì scorso aveva denunciato che suo figlio non poteva essere operato all'ospedale di Popoli perché mancavano gli anestesisti. Il dottor Spina, responsabile del settore, aveva dichiarato che, malgrado le sue lamentele verso la ASL di Pescara, solo tra 2 mesi la chirurgia di routine a Popoli poteva ripartire. Invece il figlio del signor Di Blasio è stato avvisato mercoledì e ieri è stato operato a Popoli. Hanno trovato un anestesista. Dovremmo essere felici per il ruolo che svolgiamo. Siamo invece un po' tristi perché i problemi non devono passare per una risoluzione in TV. Ora parliamo di un dramma. Arriva un SMS e riescono a trasmettere anche emozioni, quei caratteri sul display. Lo firma Ileana, che ha già scritto alla nostra rubrica. Quasi 7 anni fa suo figlio, era la prima volta che prendeva il motorino, morì a Vasto in un incidente stradale, in uno scontro con un'auto. C'è la magistratura per dire se l'automobilista rinviato a giudizio avesse torto. Non c'è da escludere la possibilità che il torto sia anche di quell'angelo che oggi non c'è più. Ileana scrive sull'SMS perché un altro caso in tribunale è stato risolto in 2 anni e lei invece aspetta dal 2007 una risposta. Ci sono state 2 sole udienze in 6 anni, l'ultima a giugno, rinviata a luglio perché il giudice è andato via, ed ora il 6 novembre sperando che il giudice sia arrivato e si sia occupato del caso leggendo le carte. La giustizia in questi 7 anni, era il maggio 2007, si è occupata del figlio che non c'è più, di Leana, solo 2 volte. Ci vuole il cuore anche per consultare un codice. Ci vuole il cuore. Altra segnalazione, ma c'è sempre il cuore alla base. Ali, pakistano, 2 figlie che sono nel paese di origine, 2 maschietti, Suban quasi 4 anni e l'ultimo arrivato 8 mesi, a casa a Pineto. Ali per 15 anni ha lavorato da muratore specializzato. Ora la crisi ha abbracciato anche lui. Lo conoscono tutti a Pineto. Mi conosce tutti quanti che io sono bravo. Suban è nato con la sindrome di Down, è cardiopatico e può nutrirsi solo con particolari cibi. 7 euro al giorno, il piccolo ha gli stessi problemi digestivi, ha bisogno per la sua dieta di almeno 4 euro. Ali è disoccupato, la moglie non lavora, l'unica entrata oggi è l'accompagnamento per Suban, 500 euro, che partono subito per dar da mangiare ai bimbi. Ma poi c'è l'affitto, subirà presto lo sfratto, gas, luce, acqua e la farmacia da pagare. Ha provato a riportare il figlio letto in Pakistan, ma lì non ci sono i prodotti specifici per il caso. È dimagrito di 2 chili. Cosa chiede? Un posto di lavoro. Non che proprio un muratore, mi trova qualche altro lavoro. Io andare avanti come prima. Ultima segnalazione per dire che il bagno della villa comunale di Atri è chiuso a doppio lucchetto. Niente plin plin in villa, ma almeno spegnete la luce. O serve per illuminare il muro della struttura per i clandestini della pipì. Noi ci vediamo martedì.